per gli sconfitti che è la trionfa immortale. Di nuovo una buona giornata a tutti, in diretta dallo studio sotto il Tartarugone in Piazza del Mercato con i nostri ospiti. Andiamo subito a presentarli. Giovanni Neri, benvenuto, ci racconterai le tue ultime trasferte in Irlanda, dove sei un idolo perché sei proprietario di cavalli importantissimi. Pietro Mele e Roberto Bonucci, due ex capitani, ma Bonucci è qua in versione esperto di cavalli, perché direi che è il massimo esperto abbiamo a Siena di mezzosangue. Poi Luca Anselmi. Buongiorno. E Simone Pistolesi. Buongiorno. Cavallai. Cavallai senza cavalli al palio in questo momento. Allora, le ultime notizie ci arrivano dalla Sardegna, perché Sorighittu vince un palio. Sorighittu vince un palio all'Anusei, lo vince bene, non è che avesse grossi competitors, però insomma nella norma, però vince in mano, quindi ha galoppato forte. Quindi soddisfatto? Sono soddisfatto. Finalmente lo vedi? Ha preso le mie orme. Ha preso le mie orme. Io ho preso le tue orme un po' forzato, però l'ho preso. Un po' diciamo per forza, però nella vita ci sono sempre due strade, ho preso la seconda. Cioè anche, diciamo anche che hai un cavallo, un anglo arabo che corre in pista, Arsenico Lupin è un buon cavallo, ha fatto un primo a Follonica un mesetto fa, poi al ricorso venerdì scorso ha fatto un quinto, ma insomma è un buon cavallo. Bonucci, che ne pensi di questo Arsenico Lupin? Sì, l'ho visto poco, comunque correva a Guadone. Più che altro guardavo Adone, i primi due hanno vinto. Ho visto, è arrivato dietro. Comunque, Hai capito? Ti ha detto tu, è arrivato dietrissimo. Ha fatto una corsa a vincere, quindi se faceva una corsa a perdere, forse si piazzava. Ha fatto una corsa a vincere, è andato dietro ad Anacleto, che voglio dire, cavallo, un gran cavallo. E quindi poi ha sofferto un po' nel finale. Però è un cavallo promettente. Poi è un cavallo di testa, quindi il futuro potrebbe essere nei paraggi, no? Potrebbe essere nei paraggi, questa mi è piaciuta. Invece Anselmi, tutti i tuoi cavalli che fanno in questo momento? Perché te sei il reginetto dei paliotti, ecco i tuoi cavalli, la tua scuderia. Ma adesso qui Pro Quo in preparazione per Rasti, a Castellalfero con Fais. Tata in Sardegna, correremo domenica a Oliena. Allora ci scontriamo. A Sei Oliena? No. Corre anche Sorighittu? Penso proprio di sì. Quindi, quindi ci sarà questo derby senese. Faremo questo derby senese. Ma andate tutti e due a vederli i cavalli o no? Certo, io sì, io parto sabato mattina e domenica. Tanto il cavallo io ce l'ho lì. Il 18 forse? Sì, il 18. Io il cavallo ce l'ho lì da un mese, per cui. Io non lo so, vedrò, penso di sì. Ah, quindi grande derby, mi dovete mandare foto e video poi, Ti manderemo foto e video. Il derby dei cavalli senesi. Se ti mando la foto io, ho vinto io, se te la manda lui, ha vinto lui. Quindi, facciamo così. Se invece nessuno dei due vince, me la mandate insieme. No, non possiamo perdere, noi due dobbiamo vincere per forza. Per forza. Non possiamo perdere. Non potete perdere. Non possiamo perdere. Io penso che sia una bella pagliata. Quanti metri è questa pagliata? A sud dove batterie da 1.400 più o meno. Quindi batteria finale? Batteria finale, sì. 8 cavalli mi pare, che si dica che sono in vita a contrade, mi sembra 8-10 contrade. No? Dovrebbero essere 8 contrade. Sì, sono stato invitato io, per cui non... Addirittura, non, capite, il reginetto dei paliotti invitato. È stato invitato. Esatto. Monterò per la prima volta Andrea Sanna. Non ha mai montato il cavallo, però lui è di Oliena e quindi un mese fa mi ha chiesto, dice, andiamo a fare il palio e quindi così siamo arrivati. E invece te chi monti? Ireneo Cabiddu, vedi? Che è il fantino della contrada, perché lì è un po', sì. Le contrade hanno i fantini, no? Quindi. Bene, allora cominciamo con questi ragazzi, si divertano nei pali in Sardegna sono ragazzi. Te ti diverti invece divertivi nelle corse importanti in Francia? Te. Sì, anche in Italia, in Francia. Ora mi diverto a vedere il palio, le batterie, i cavalli che gravitano intorno al circuito del palio. Ma ne prenderai uno? Diventerai un cavallaio? No, sono stato in passato, mi sono arrabbiato tanto, quindi preferisco guardare i cavalli di quegli altri.
Perché ci si arrabbia a fare cavallai a Siena, vero Pistoletto? No, io no, non mi sono mai arrabbiato. L'Anselmi si è arrabbiato un sacco di volte. L'Anselmi si arrabbia sempre quando non vince, sempre. Anche se andiamo bene, dice, ma ha corso bene, non mi interessa, abbiamo vinto no, quindi se non vinciamo, io mi arrabbio sempre perché o vinci oppure, sì, è andato bene, sei secondo, sei terzo, no, vincere, punto. Ho capito, ma si vince mica sempre. Lo so, quindi io però mi posso arrabbiare sempre. Mi sembri Giovanni Neri, perché Giovanni Neri è uguale, esatto, vero? Per vincere. Si passa dall'euforia alla depressione in una settimana. È molto tipico, no? Tipico. Anche in 30 secondi spesso. Anche in 30 secondi, sì. Guarda, siete tremendi. Pubblicità, rientriamo tra pochissimo, entriamo nel vivo invece dell'argomento, Palio. Io vorrei che inquadraste il Pistoletti e l'Anselmi, perché durante questi minuti di pubblicità facevano le salve. Capito? Facevano le salve. Sì, ma l'abbiamo fatta anche in prospettiva, capito? Quindi non è che perché abbiamo fatto cosa? La salva no, per voglio domenica. Sapere, perché eravamo lì ci. E da qui alla fine della stagione abbiamo fatto la salva. Per i paliotti? No, per no? Andare in Sardegna. Ah, per... Con il mezzo. Ah, col mezzo per comprare. No. Sì, no. Allora, di nuovo appello, appello ai nostri amici allevatori sardi che ci seguono dalla Sardegna. Mandate un po' di notizie su buoni cavalli da andare a vedere per i nostri due ragazzi. E così chiedetegli tanti anche... soldi perché ce l'hanno, certo. Quindi bisogna lievitino. Io un cavallo l'ho già visto, ma ora non faccio né nome né cognome. Che te, Luca, hai visto niente? Io l'ho già comprato. Ah, vedi? L'ho già portato a casa. Ah! Oh. Un mese fa. E chi è questo cavallo? Bomber de Mores. Com'è? Nasce dall'allevamento de Mores. Sì. Mi mandò le foto quando l'ho comprato. Ah, beh, ma il consulente segreto. No, consulente. Cioè, De Mores è una, certo, razza, non c'è da dire niente, no? E il cavallo è molto carino, ora poi cioè, ancora... usate il Bonucci come consulente, no, ti mandano le foto. No. Capito? Si scopre tutti gli altarini. Ci scambia un po' di qualche... Che gli hai detto? Qualche... Ma gli ho detto, a vederlo, poi ora è un puledro, sicché è tutto da vedere, no? Bonucci, consulente ufficiale. Mele, che cavalli si prende? Si fa una lista o si aspetta alla fine della trasmissione a fare la lista nostra? Se combacia. Decidi tu. Si vede se combacia. Decidi te. Allora, te hai visto le batterie, l'unico pigro che l'ha vista da casa comodamente seduto davanti alla televisione, invece per tanti ragazzi sono tutti sacrificati, sono andati in piazza a vederla, capito? Sì, ma in televisione si vede meglio. Mi sono preso un appunto. Hai preso tutti gli appuntini per no. Bene? Pensavo che tu volessi chiedere qualcosa, allora mi sono preparato. Meno male. Giovanni Neri, ho una qualità. Una cavalla molto forte. E chi è? Dici preziosa, diciamo... Penelope. Dai, Giovanni. Guarda, ha fatto un ottimo ingresso, tra l'altro, a San Martino, vero? Un interno no, perché bellissimo. Perché a forza di parlare dei cavalli nuovi. Batteria numero 2. Sì. No, a forza di parlare di cavalli nuovi ci si dimentica a volte che cavalli buoni ci sarebbero comunque tra... Questa è la seconda batteria, preziosa Penelope, no. Numero 8 di Coscia. No, ma più che altro eccola la lì. Dose del cavallo... È la seconda che entra, guardate che San Martino ha fatto. L'elasticità, no? Sì, ci si vuole. Accuccia proprio e riparte... Poi... Non è, magari tra canapi non è una cavalla facile, questo siamo d'accordo, però vedi una cavalla, il movimento, la scioltezza, l'elasticità, sono quei cavalli quando si dice piazzaioli, no? Sono cavalli nati per il palio, speriamo ci sia perché chiaramente... al solito, non per dire solite banalità, ma i pali con i cavalli buoni sono più divertenti nei quattro giorni, spesso sono più belle le corse, sono più combattute, sono più avvincenti, le mosse sono più facili, i pali con cavalli buoni c'hanno, il palio c'ha solo da guadagnarci dai lotti in alto, è tutto qui. Mele, sei d'accordo? Il palio ci guadagna con un otto in alto oppure no? Credo che si debba fare questa considerazione. Innanzitutto chi decide? Perché chi decide? Io, i capitani? No, chi decide? No, io non ho più capito se decidano i fantini, i capitani o veterinari. Allora, io penso che i capitani siano terzi.
terzi sono i capitani. Prima sono i veterinari, poi sono i fantini, poi sono sì, sì, i capitani. Intanto rivediamo anche dei replay della seconda batteria, dove c'è Preziosa Penelope, chiamata in causa giustamente da Giovanni Neri. Il fascino del palio è chiaro che si gioca, diciamo, sui cavalli di nome e sui cavalli di punta. Ora, poi, siccome esistono due pali, no? Esistono i pali del dopo ratta, che praticamente fa prestigio per la contrada, per il capitano, e diventano il viatico per la conferma o meno elettorale, e poi c'è il palio della carriera, che magari ha anche altri epiloghi, ha tutta un'altra storia. A volte, a posteriori, dopo che ci sono state le distribuzioni delle monte, si sente dire: ma su quel cavallo, quel fantino, non c'è voluto andare perché il suo big concorrente ci ha vinto e aveva paura di perderci. Ma cioè, allora dico io, se scegliere cavalli buoni comporta il fatto che si debba essere in subordine alle opportunità di carriere dei fantini, allora bisogna avere il coraggio, non di scartare Preziosa Penelope, si scartano tutti, perché siccome nel palio alla fine non vince un cavallo o un fantino, ma alla lunga vince sempre una strategia prevalente, se c'è una strategia prevalente, questi avalli non ce ne devono essere punti, quindi si scatta Preziosa Penelope, Porto Alaver, tutti quelli perché bravi, perché i cavalli ci sono, perché se si vede le batterie di stamani, c'è un palio affidabile, interessante, con un lotto equamente misto di esordienti e di cavalli con un minimo di esperienza. Magari ci può essere qualche cavallo, un qualche difettuccio che si sente dire: sarà pronto il prossimo anno. Sì, ma pronto il prossimo anno, c'è se prove, perché sia pronto a serare il palio. Certo è che se per se prove i cavalli si parte e si fermano, insomma, pronti, perché i cavalli fanno più esperienza in sei prove in un palio preso che in un anno di protollo. Allora, Bonucci non solo è esperto di cavalli, proprietario, uno che c'ha occhio, e insomma, vedo che anche sti cavallai ti telefonano per avere capito il consulente segreto, però sei stato anche capitano di una contrada, quindi comunque quello che ha detto Pietro, tu cosa ne pensi? Ma è vero, purtroppo, cioè, innanzitutto i veterinari hanno un grosso ruolo, è giusto che, scartino cavalli non sono buoni. Ma hanno sempre condizionato, Fantini, le scelte dei cavalli. Io credo che i capitani devono fare le loro strategie, quindi se in quel palio c'è l'interesse della contrada di scartare qualche punta, io questo non lo ritiro. Sarei contento di vedere tutti i cavalli buoni, perché giustamente un altro palio, e poi si vivrebbero momenti in contrada molto più piacevoli. E credo poi alla fine, come è successo, mettiamo già del Menhir, tutte le strade si spalancano se c'hai il bombolone veramente in casa, però a volte non arriva, allora c'hai l'avversario. Ora nel caso di questo nostro palio di ora non c'è poi neanche l'avversario, quindi spero che ci siano tutti i cavalli buoni e che uno ci tocchi. Pubblicità. Sono venuti fuori diversi spunti importanti sulla preparazione, perché dobbiamo sempre pensare ai cavalli che arriveranno poi l'anno prossimo, a prepararli per averli sempre a disposizione. Oggi è stato bello, no? Ieri quando è arrivata la lista, 35 cavalli, di cui 30 perlomeno già con una bella esperienza, più affidabili, insomma, già ti senti più sicuro e dici: beh, si è lavorato bene, hanno lavorato tutti bene, proprietari, preparatori, tutti, selezione che ha funzionato. Però nelle prove di addestramento mattutine ci sono delle cose che a me al Bonucci ci fanno storcere il naso. Sì, io non sono d'accordo con questa uscita a galoppo dall'entrone, perché comunque sono cavalli, bisogna adattarli, e un riscaldamento, il primo giro un po' diciamo a trotto o un galoppo leggero, puoi aumentare. Io ho l'esempio del passato, Canapino entrava con 5 cavalli
in piazza, Panezio davanti e tutti gli altri dietro che imparavano. Ieri mattina un cavallo buono, ora io c'è da tipo Ugo Ricotta, al primo San Martino porta via Colonnino. Cioè, se invece di entrarci in quel modo ci aveva fatto avanti 3 o 4 giri, sono convinto non ci batteva, no? Quindi credo anche che perché le prove di addestramento mattutine va bene, ecco, sono importanti perché sono uno step in più del percorso, certo. Però l'Anselmi non è d'accordo perché ha detto che se non esci fiancato dal letto non ti pigliano a cavallo. Cioè, tecnicamente ha ragione Roberto. Poi non è così, perché quando c'era Canapino non c'era il seno impegno, quindi andavi lì e facevi 3, 4, 5, 6, 7 giri, quelli ti fa. Oggi devi fare il seno impegno, per fare il seno impegno ci vuole la pista libera, il cavallo possibilmente da solo, in modo che non ti vedono tutti, esci dall'entrone e galoppi e non trovi nessuno, perché se parti a passo o parti a trotto, poi al terzo giro gli dai la via, magari a San Martino trovi uno, a Casato trovi un altro e non riesci a fare il serio impegno e quindi rimani un po' più, come dire, offuscato. Questo è il problema, ma è un po' il ragionamento di Pietro di quando ha detto che per le prove si porta a cavallo avanti. Per le prove si porta a cavallo avanti rimediando a quei piccoli difetti per il palio, ma per il palio che c'è dopo 3 giorni, non per il palio dell'anno dopo, perché per il palio dell'anno dopo il cavallo lo porti avanti piano, con calma, perché oggi abbiamo visto qualche cavallo che ha fatto bene ma non è pronto per fare il palio, e quello forse lo sarà veramente per l'anno prossimo. Quindi i tempi sono profondamente cambiati, accorciati da una parte e allungati dall'altra. Per preparare un cavallo bene, infatti si sta parlando non a caso di cavalli con la T, che comunque hanno già hanno 7 anni, entrano in 8, cioè prima avevamo cavalli 5 anni, quindi non è così. Sarebbe bello, come dice Roberto, perché sicuramente, ma io ho visto fare da sicura, sì, vabbè, si regolamentano, si dice si fa primi, come diceva Simone, cioè, si fa i primi 2 giri a passo, poi se ne fa un a trotto e poi si parte a galoppo. Tutto si può fare, certo, ma siccome siamo in una fase storica in cui cerchiamo di regolamentare tutto, ed è giusto, perché poi la prima cosa che dobbiamo regolamentare è la tutela del cavallo, fuori dubbio che dobbiamo regolamentare la tutela del cavallo, io penso che si debba mettere una regola che il serio impegno va fatto dopo 2 giri, anche perché il serio impegno è, fra virgolette, un cavallo che galoppa insieme ad altri cavalli, certo, non perché da se solo. Galoppi da solo, ma che vedi? Che vedi? Non vedi. Scusami, quindi, allora, perché a me il serio impegno è tu galoppi da spiegato. Solo, non mi... Io non devo vedere niente, ma chi deve vedere, vede, perché tutti i cavalli che hanno il serio impegno e che hanno galoppato da solo, se ci guardi, vanno tutti alla tratta. Sì, comunque chi vede, scusa, chi vede, vede con una, questi seri impegni poi vengano giudicati con una discrezionalità e con una soggettività imbarazzante, per dirla così. E comunque voglio dire, non tutto si può regolamentare. Questo è il tema, cioè se noi si continua a correre esasperatamente dietro alle regolamentazioni, sì, è chiaro la tutela, eccetera, però diciamo di regolamento in regolamento abbiamo trasformato tutto fino al punto tale che abbiamo capovolto tutto. Io non ma lo so. No, ma non è vero, scusate, perché non esiste, noi si è fatto concorsi ippici, non esiste chi deve, se entri in campo a fare una gara senza aver fatto il riscaldamento del cavallo. Chi deve scegliere? Appunto, ma se è quello dicevo io. Chi dovrebbe scegliere, dovrebbe essere in grado anche di valutare un cavallo con un serio impegno, al limite può trovare un intoppo che può riprendere il cavallo a mano, non è mica necessario fare un giro da sole a tutta birra. Io credo, se la gente è competente lo vede se il cavallo è adatto o meno, quindi il serio impegno si richiede, però in base alle circostanze. Però no? Dobbiamo pensare da dove arriviamo, perché noi chi deve valutare sono veterinari che hanno visto il cavallo a Mociano, a Monticiano, quindi hanno già un'idea di quel cavallo, hanno già una scheda. Quando richiedono il serio impegno vogliono vedere l'impostazione di San Martino e del Casato. A me hanno fatto fuori un cavallo perché aveva fatto un casato un po' più piano di un altro, avessi galoppato da solo non avrebbero preso il cavallo alla tratta. Questo è il problema, ma infatti è quello ed è per tutti così che... ed è per tutti così lo per so, pubblicità così. E torniamo su questa polemica. Allora, qui durante l'interruzione pubblicitaria la discussione si è fatta ben animata e ben insomma, Giovanni Neri. No, io dicevo che ho dei forti dubbi sul fatto che si arriva a fare batterie o 35 cavalli e va bene, perché nell'entrone di più non ce li puoi ficcare.
parti da 100, 150, non lo so nemmeno. Cioè, è ovvio che li devi fare fuori, tra virgolette, no? Qualcuno cioè, perché non ha l'età, sì, qualcuno perché non ha finito il percorso, sì, qualcuno perché si è fatto male. Una cosa, come dire, per riprendere quello che dicevi a Luca prima, cioè dici non si è ammesso, basta, stop, senza spiegazioni, perché andare a dire non ci sei entrato perché te sei andato piano al casato e prendere in giro, cioè dici non ci sei perché sfortuna, non siamo tenuti a dare spiegazioni, ci sarebbe molto meno, secondo me un proprietario vuole le spiegazioni, perché le... certo, anche perché alleni il cavallo un anno e poi cioè, devi ci capire un se è colpa di soldi, tua. Ma Giovanni scusa, sì, ma siccome un numero di cavalli, cioè di questi 100 che non sono entrati, è chiaro che ce n'erano tanti che potevano starci benissimo dentro 35. Ma ce l'hanno già spiegato, hanno detto si fa a turni. Allora è stata fatta introdotta una novità importante, che è l'incontro con i capitani, che non c'era mai stato, dove i capitani possono dire delle cose e confrontarsi al tavolino direttamente vis-à-vis con la commissione veterinaria e con il sindaco e dire: signori, noi abbiamo questi 10 cavalli che stanno bene, fanno tutto il circuito, non c'è motivo per cui noi li dobbiamo bocciare da un punto di vista sanitario, certo, di presenze, di aver seguito tutto quello che è il protocollo equino, però vediamo che voi capitani non li prendete mai, nonostante siano venuti 6 volte alla tratta. Sì, allora, che volete fare? No, sì, ma perché quei 6 non so poi i cavalli che hanno quella grinta, quello smalto, non hanno quel qualcosa in più per essere dei barberi, perché per essere un barbero cavallo deve avere qualcosa in più. Se non allora mi sbaglio... uno gli dice: signori, li volete ancora? Continuiamo a portarceli dietro e levano il posto anche, poi alla esatto, tratta ad posto, altri cavalli più interessanti ma o no? Leva... Cioè i capitani su questo devono rispondere, me... hanno la possibilità certo, ora. Si no, devono prendere le proprie responsabilità, secondo ma me che le... poi non levano è vincolante quello no, che dicono certo, i capitani, però hanno, però... hanno la possibilità di interagire e, poi, e dire... me... che ne so, il cavallo Pinco Pallo noi non si prende, quindi è inutile mi ce pare lo questa volta i cavalli con la Q siano stati fatti mandati a casa, quelli che non avevano mai partecipato al palio. Sì, però ci sono cavalli che poi non vengono. I vecchietti che non avevano mai fatto, che non avevano mai partecipato al palio, sono andati a casa. Ma come abbiamo visto a luglio c'erano i cavalli anche lì che qualcuno ha fatto 5-6 tratte. Cioè dico io, se c'è un cavallo che si merita di entrare nei 35 delle batterie, perché mettiamo, giusto... e facciamo un sorteggio. È meglio piuttosto che andare a trovare delle spiegazioni che spesso sono pretestuose. No, quelle diceva Luca, non è giusto. Ma dice: non te lo prendo perché andavo piano al casato. Ma che discorsi sono? Ma se io reputo che lui di notte deve fare un certo tipo di lavoro, me lo devi di te veterinario, perché come lo devo preparare io al casato? Il impegno è soggettivo, ma... purtroppo è così. È la valutazione di una commissione tecnica che sta da qualche parte, non so bene adesso dove sono, e valutano il San Martino. Martino, è, il casato, è soggettivo. È un pretesto per sì, far però fuori i cavalli. Però quella è la sentenza, da lì non esci. Sì, sì, sono cioè, d'accordo. Quindi, ma ha lavorato un anno, quindi perlomeno sapere che o il Fantino o il proprietario, perché se mi dici guarda cavallo è uscito dalle prove di notte zoppo, bene. Ok, cioè, è un altro discorso, è un altro discorso. No, sì, ma devo saperlo io perché cosa è successo, no? Perlomeno riesco in qualche modo a organizzarmi per l'anno dopo, perché se mi dici poi guarda è andato piano al primo San Martino, io il palio successivo esco a galoppo dall'entrone ma a camminare e faccio un giro a camminare, per questo Roberto esco a galoppo all'entrone, questo è il problema, perché io gli dico al Fantino tu esci il primo e quando giri parti e cammina, ma cammina, capito? E quindi vado a rimediare, perché se no faccio la fine dell'anno precedente. Sì, sì, poi dobbiamo un po' pensare anche al futuro, no? Perché ci sono cavalli giovani che hanno bisogno di fare esperienze e sono adatti a piazza e poi non hanno la possibilità di fare la tratta, e l'esperienza la fanno alla tratta più che alle prove di notte, perché cominciano a vedere il canapo, un'andatura la gente, diversa, la gente insieme ad altri cavalli, quindi qualche cosa secondo me dovremmo pensare, però poi... Purtroppo abbiamo il limite dei 35 alla tratta e su quello l'ingegner Mele mi dice che l'entrone non si può allargare. Io volevo dire solamente una cosa. Ma dopo la pubblicità, Pietro, abbi pazienza. Vabbè, a me non mi tocca mai. No, dopo avrai 10 minuti.
La parola allora a Pietro Mele, le avevo troncato l'intervento, guarda, a me. Io voglio ora essere... puoi andare un poco di fila. Sì, sì, no, voglio essere sintetico e cercare di spiegare bene quello che è il mio concetto. Esiste un regolamento del Palio, esistono delle delibere che fanno sì che ci siano dei provvedimenti di come gestire alcune cose. Bene, bisogna capire queste delibere quanto implementano e quanto violentano questo regolamento e alla fine farle combinare. Perché io quello che credo è che tutto questo, come diceva giustamente, non serve, sì, serve anche per la tutela del cavallo, per la gestione della festa, ma serve solamente per dare delle una comunicazione al mondo, a noi esterno, e poi si discute di piccole cose particolari importanti su come gestire queste cose qua. Allora io credo questo, tutto questo, tutto ciò che sta avvenendo ha fortemente modificato il fenomeno palio. Allora, siccome bisogna fare conti anche con questi eventi, con i nemici della festa, con tutto quello che è, secondo me la nuova frontiera non è questa. Sì, questi sono dei piccoli accomodamenti, ma la nuova frontiera è un'altra: fare una riflessione tutti insieme. Uno, dal momento che il cavallo poi arriva nella stalla in poi, qual è l'atto di responsabilità e di coscienza che le contrade devono fare per non andare verso un palio di esasperazione? Uno, e la città far capire quanto questa città fa per il cavallo, che non è il difendersi nel mettere una fascia in più, una fascia in meno, un giro, un serio impegno, e poi diventano, che sono cose comunque importanti e diventano polemiche sterili al nostro interno, perché questa credo che sia la città a più alta densità di cavalli forse d'Italia, d'Europa, non lo so. Cioè io vorrei far capire quanto si possa trasformare questo evento, questa passione, in un anche opportunità della città, perché alla fine questa è una città che deve ricercare un nuovo progetto, un rilancio di se stessa, punto. Quindi vorrei far capire che si possono fare delle cose a tutela, con una visione anche più larga delle cose, punto, non dico altro. Neri? Io dico una cosa, la tutela dei cavalli si deve fare per noi, cioè perché noi amiamo cavalli, lavoriamo con cavalli, viviamo cavalli, no, e la dobbiamo fare. Anche perché uno ci investe parecchi soldi, la dobbiamo fare per come ci pare a noi, senza pensare al mondo esterno, perché fare delle cose per accontentare gente che non sarà contenta fin tanto non ti fanno smettere. Ma non viene fatto, Giovanni, ecco, per accontentare. Scusate, ora voi che siete più a contatto. Non io è credo che un po' di risultati, però li abbiamo visti. Appunto, perché comunque, cioè, è stato fatto, dire, un gran bel lavoro. Te, Giovanni, ma ti ricordi quando sei la Piccini? Noi ci ricordiamo ancora le prove di notte, quelle vere, no? E ci ricordiamo delle tratte, quelle vere, con cavalli che arrivavano da... Sì, ma erano cavalli da sella. Cioè, portavate i cavalli anche voi, dai. Erano cavalli da sella e non hanno niente a che vedere con quelli di adesso. Quindi io adesso ho sono cavalli che costano dai 10 ai 20 mila euro l'uno, insomma. Sì, ma a parte la qualità del cavallo che il sangue vai a comprare. C'è tutto un altro livello, no, adesso. Sì, ma tu da quando hai istituito il protocollo è stato il futuro del palio. Certo. Perché comunque è un qualcosa di scritto che ti aiuta a far crescere il cavallo. Poi c'è il cavallo e ci va bene, il cavallo ci va male. Quindi ma secondo me non è per tutelarsi dagli attacchi esterni, perché quelli ce l'avrai sempre, ma quelli attaccano qualsiasi cosa. Per fare qualcosa cosa, di importante, no? Dentro la nostra città, che comunque quando porti un cavallo, porti perché un cavallo livello, che sa galoppare in piazza. Nel livello del mondo dell'ippica mondiale, credo che qui si faccia un bel lavoro. Sì, allora ti dico ma una cosa. Ma non lo fai perché Viola, se devi tu volessi, cioè secondo me allora dovresti cominciare a fare altre cose. Per esempio dovresti fare delle piste a molto migliori di quelle che ci sono ora. Ma in provincia. In piazza poi la pista. Sì, ma per preparare un cavallo. Vabbè. Vabbè, io credo, siccome sono più vecchio di tutti, mi fa l'idea, e mi ricordo bene che cavalli arrivavano, che cavalli anche puro sangue rotti che venivano qui per prendere l'assicurazione, quindi certo. Credo il protocollo sia stato un passo in avanti importante.
Ora ci sono alcune cose, come si parlava prima, che andrebbero un po' riviste, un po' modificate, ma comunque se vedete la qualità dei cavalli che ora sono in piazza non c'è neanche paragone con quelli del passato, quindi questo bisogna darne atto a tutto questo processo. A loro che comprano cavalli, cioè perché è cresciuto l'ambiente. C'è uno stimolo, cioè, altrimenti se venuto tu copri tutto l'ambiente è cresciuto insieme, no? Che, per forza. Quello delle piste, sai, questo discorso riguarda, c'è Mosciano, una pista adatta per coso, mi domando se mai a prendere Fornace quando si fa le prove che servono, no? Al limite individuiamo qualche altro percorso, ecco, ma credo che il protocollo... Ci sono solo cavalli del Palio però, ci sono tanti cavalli e magari a quattro anni fa bene correre a prendere Fornace per prepararli poi dopo un anno al Palio. Le corse a prendere Fornace a pelo non sono del comune, le organizza Pian delle Fornaci in più per la gioia di tutti. Il mio concetto è questo: se ci sono delle risorse e dei soldi da spendere, spendiamoli per le infrastrutture, cioè per migliorare le piste e mettere allenatori fantini di preparare i cavalli come vogliono loro. Non cerchiamo di andare a dire ai fantini, ai proprietari, te devi fare così, 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 perché questo non è il modo per fare, perché ogni cavallo è diverso, ogni cavallo ha un modo di essere preparato diversamente dall'altro, e allora te devi ragionare solamente in termini di metterli in condizioni di lavorare come vogliono, perché poi è chiaro che loro vogliono portare, qualsiasi fantino, qualsiasi preparatore vuole portare il cavallo nelle migliori condizioni possibili. Pensare di farlo in maniera deterministica con cavalli non funziona, può funzionare in altri ambiti, nel lavoro, nella produzione industriale, ma il cavallo non puoi pensare di fare delle regole così, tramite le regole riesci a ottenere risultati. Comunque le infrastrutture, ogni fantino a casa si è fatto una pista, quindi quasi tutti ce l'hanno le piste, in sabbia... giusto? Tutti hanno le piste. Chi non ha le piste ha delle belle strade. Esatto. Perché comunque far lavorare il cavallo aprile, maggio, certo, nelle strade salita, dure, discesa, salita, è forse più adatto a lavorare una pista, perché poi alla fine comunque le strade sono dure. Devi farlo lavorare su un terreno adatto, ma risparmiando comunque fisicamente a livello, perché se giri tutto il giorno e poi dopo i rotelli soffrono, i piedi fanno male e quant'altro, quindi c'è anche un giusto equilibrio, no? di lavorare il cavallo senza creargli poi degli stress inutili, perché sono degli stress inutili, inutili stressarlo quando lavora, quando si allena, il giocatore di calcio quando si allena fa un allenamento diverso rispetto a quando gioca a calcio, quindi perché è un atleta identico, ha gli stessi problemi, forse qualcuno in più. Quindi io credo che le regole che sono scritte ci servono molto per costruirlo un cavallo, perché un cavallo quando arriva non sa fare niente, ha delle attitudini, ha una morfologia, ha un fisico, ma non sa fare niente, e sta al proprietario, all'allenatore decidere cosa vuole fare quel cavallo. Poi dopo, una volta presa la strada, può darsi che quella strada non vada bene, quindi c'è il ripiego, per questo poi dopo vai a correre a prendere Fornaci, poi va a correre da un'altra parte dove in qualche modo, perché tanto sei proprio il palio, quel cavallo non ci può fare niente. Però ci sono delle regole scritte che comunque secondo me ti aiutano a costruire. Ma secondo me, ecco, su questo, e poi mi zitto, non parlo mai più. E questo su cui sono d'accordo. Se un cavallo in quel momento non, il preparatore pensa non sia bene che vada a Mosciano e non ci va, fine lì, cioè d'accordo, deve essere... te l'ho detto prima, sempre sta regola vale sempre, questo vale sempre, case, cioè, se il cavallo in quel momento non è adatto per non andarci, no? Meglio galoppare a Vescona da Bastiano con 10 euro galoppi, ricordiamolo questo perché lo sai, no? Come funziona, che andare a Mosciano, perché sicuramente gli fai parecchio più danno al cavallo, quindi meglio Vescona. Mosciano è importante perché comunque il canape e metti insieme i cavalli e li abitui a stare tra i canapi, che non è uno scherzo, è anche quello. Allora, quindi, diciamo che il protocollo è effettivamente... Era stato richiesto per far capire, perché c'era un livello talmente basso prima, capito, di comprendere che tipo di cavallo comprare, come prepararlo, che sono state messe dentro delle cose, o sbaglio, Simone? No, è così, io penso che oggi il protocollo sia arrivato a un ottimo livello. Però lo dobbiamo dire, ci fermano, c'è la pubblicità, vi fa te. Ecco, ora voglio dire una cosa io. È per questo c'è 44 secondi? No, già pubblicità.
Avevo interrotto il discorso di Pistoletti. Allora, volevo dire questo, discutere, polemizzare va sempre bene perché deve avere l'obiettivo poi di arrivare alla perfezione, che è perseguibile ma difficilmente raggiungibile. Però dei punti fermi ci sono, no? Il protocollo è un punto fermo, cioè oggi vediamo cavalli che arrivano per la prima volta in piazza di 4 anni e sembra ci siano già stati 10 volte. E questo da cosa dipende? Dall'allenamento, dalle attenzioni che i proprietari mettono sui cavalli e sui propri cavalli, dal dispendio di energie della scuderia in maniera globale. Quindi secondo me è stato fatto molto e oggi i Fantini che montano il Palio di Siena si devono ritenere molto fortunati perché montano delle biciclette, sono tutte biciclette, poi c'è quello meglio e quello peggio perché una scalettatura c'è sempre, per forza. Però sono 10 cavalli addestrati per correre il Palio. È ovvio che poi il Palio è un evento, come dice Pietro, non ripetibile, no, non è che lo puoi ripetere in allenamento, non è possibile, quindi ha delle incognite sempre, però la perfezione che raggiungono oggi i cavalli nella corsa, nell'adattamento alla corsa è quasi maniacale, questo va detto. Poi ci sono le strategie di Palio, vabbè, preziosa sì, preziosa no, ma quello fa parte del Palio, ci sono volta, sempre state, no? Questo è il concetto. Però volevo attirare l'attenzione su un Fantino, perché stamani parlando anche con Bastiano ha detto c'è lo spazio per far debuttare qualcuno, perché ha detto Chiavassa e Piras hanno montato benissimo. Allora Piras ha montato 2 cavalli. Nella prima batteria ha montato Tristezza e poi Stefano Piras ha montato esattamente Tempesta da Clodia nella quinta batteria e Tornada. Allora, guarda Viola, guarda il primo giro di Tempesta da Clodia. Allora, ultima Piras. Batteria, guardiamo l'ultima guarda batteria, il primo la giro, quinta. Mi sembra il primo casato, mi sembra 5-3. Riesce alla grande, guarda il primo giro. Allora, mentre ci preparano questa quinta batteria, vi ricordo per chi è a casa, Tempesta era il numero 31. Perché con i giubbini bianchi del comune non è facile riconoscerli. Ok, la guardiamo. E anche a Bonucci ha stupito molto. Eccola qua. Io questo Piras mi sembra veramente svetta fra tutti i Fantini e mi auguro per lui che trovi spazio, perché ha montato benissimo e ha fatto la differenza sul cavallo che hanno montato. Questa qui, guarda, è tutto di dentro, guarda. Qui la cavalla, guarda mentre dentro lo vedete? Come ha girato? È quella basso, con la musettina bianca. Era già sul colonnino. Sì. Già sul colonnino, l'ha ripresa un po'. Perché non è partito tra i primi, era dietro, quindi lui ha fatto un serio impegno di quelli importanti. La batteria con Tornada come l'ha fatta? Bellissima. Grazie. Cioè, ha rombato per 3 giri. Lì è la mano del Fantino, perché. No, rivediamo, perché poi la rivediamo. Lì è la mano del Fantino, perché con altro sopra un'altra mano. Lenta. Boh, non lo so cosa fosse. No, perché nel pack. Quindi finisce lo spunto di Tempesta Clodia, però riguarderei, perché è veramente, sì, ora vediamo il replay, perché è veramente piacevole vedere questa cosa. Poi Johnny ci dici con chi ti messaggi, Allora, la cavalla che ha il paraombre bianco, l'agnello, lo vedete, è molto alta. Ma Tempesta Clodia la conoscete, no? Cioè, certo, la cavalla è alta. Ha vinto, guardate, gli altri. Il Gran Premio dell'Anglo-Arabo, Certo, una cavalla che ha vinto molto in carriera in ippodromo, è stata una cavalla fortissima. Guardate, lui si ritrova un po' intruppato, quindi con Pensa, rallenta, sfila quarto dietro al gruppo di testa, si abbassa e là, guardate come gira rispetto agli altri, cioè se potesse fare un segno in terra, lui si ritrova, guardate adesso, spinge fuori e torna solo l'altro, quello accanto, sì, guardate come fa sto casà. La corretta, visto? La corretta sì, perché gli aveva, era già sul colonnino perché ovviamente era basso e quindi si è ritrovato lì e poi va via come si dice noi facile. Ah, io ragazzi, stamani ha montato bene davvero sto cinto. Allora, questo ragazzo io lo conosco bene, non sponsorizzo nessuno perché non ho motivo, non mi interessa proprio. No, anche perché questo qui ha lavorato per un paio d'anni da Bruschelli. Sì, e poi ora da Giovanni. Adesso è da Titti. Allora, le qualità di questo ragazzo sono, la prima è la serietà, questo è veramente un ragazzo serio. C'ha mestiere poi,
La seconda o la prima pari merito è il mestiere, perché questo le mani non è le... d'accordo. No, questo le mani le tiene ferme. Le mani ovviamente le tiene, ma parla di microfono dei fan questo polemica. Questo monta bene a cavallo, ha una bella posizione. No, muove... Guardiamolo anche no, su Tristezza monta... nella scusa, prima batteria. Però voglio poi dire una cosa, nel senso. Che volevi non dire? È che qui ci sono un sacco di gente che montano, si sacrificano, magari avranno avuto anche meno opportunità anche nella tratta, eccetera. Io non dico niente perché non ho nessun interesse. Ma nemmeno e noi. Non ho interesse. Cioè, mi c'è sembra... solo piaciuta la bene, capacità di gestire un cavallo. Ci è piaciuto? Va bene. Cioè, noi ci è piaciuto, ma interpretato questi tre cavalli che sono basta, diversi. Basta. Ora vi fa vedere la è vero, sono tanti, però lui ha montato tre cavalli e è andata alla grande, sì, e sì, sì, qualcun sì, altro un po' meno. Va bene, com'è nelle cose. Ti è piaciuto, Johnny? Sì, sì. Perché intanto vediamo, la prima è la numero 10, cavallo, entra per primo tra i canapi, sì, con Tristezza, che non è una cavalla facilissima, è una bellissima cavalla, ma con lui va bene. Giovanni, puoi parlare? No, dico solo, mi auguro che oltre ai cavalli buoni debuttino fantini nuovi, perché fantini nuovi sono solo loro, non solo loro, ma diciamo quasi solamente loro che possono scalzare i big, perché nella storia del palio non si è praticamente mai visto che i vari Aceti, Cianchini, via via, i big sono stati scalzati dalla seconda linea, sono sempre stati scalzati da giovane, nuovi, prime linee, dai nuovi. E quindi le contrade dovrebbero essere più coraggiose, dovrebbero far esordire i fantini che ancora non si sono mai visti. O se no ci vuole il palio a sorpresa. Ah, ma infatti, io sono a favore il del palio a sorpresa, sorpresa si potrebbe far correre 10 fantini. No, io dico una cosa, ma tra un po' tra lo scherzo e un po' sul serio, secondo me bisognerebbe fare il palio dell'opportunità, nel senso un palio riservato ai fantini che non hanno mai vinto e che non hanno corso più diciamo di tre pali. Facciamo il palio a quel il modo, palio, dell'opportunità. Palio a sorpresa dell'opportunità, 17 sì, o il 18? Il 17 almeno. Il 17. Pubblicità. No, ma voi fate come fareste. Quella al telefono, fate come a casa vostra. Siamo in onda. Allora, siccome è l'ultimo blocco della diretta di stamattina, io voglio la lista dei cavalli fatta dal... Ognuno di voi, cioè, avete tutti gli appunti, no? Vedo. Parte... Se no ce l'avete qua, no no no, cominci te e poi gli altri vengano a ruota. Io della salva di prima ho delegato Simone, quindi per fallotto? Sì, no. Io ho fatto la salva è la questa, salva. Quindi ho già dato, quindi lui domenica deve dare qualcosa a me, vai. No, parte Pietro, vai. Pietro, vorrei... Ma io mi sei... C'hai tutti i biglietti? Io ero alla televisione ho capito, ho potuto già scrivere. Ti hai fatto già... due lotti, perché uno è per il palio del 16 e uno è per il palio a sorpresa. No. Che ce li dici ora per piacere? Diciamo, il lotto che tutti vorremmo e ci piacerebbe è chiaro che è Preziosa, Oppio, Remorex, Portalabe, Violenta, Tempesta, solo tue due, Schietta e Tabacco. Ne manca uno, vuol dire quello che vi pare, quello che perché vi pare. Tanto con questo uno lotto, ce lo lasci da scegliere a noi, con questo vabbè, lotto voglio dire, no? E questo è il lotto che... Oppio ce la metto? Sì, sì, ci ho Oppio messo tutti quelli... tutti quelli buoni. Però, per quello che dicevo io, per quello a primo sorpresa? All'inizio, no a sorpresa, quello che dicevo all'inizio, e comunque se si deve levare Preziosa per motivi vari e poi non si è capito perché non servono poi nemmeno alle strategie, perché sono convinto e non servono nemmeno alle strategie delle contrade, no? Che alla fine, allora dico, si fa un atto di giustizia e si fa Schietta, Tabacco, Remistirio, Raktou, Tristezza, Totte Goddu, Bombardino, Solero, Tornasol, Ungaro e Unidos. Cioè te è metti un tutti esordienti? Sei esordienti. No. Sono sei e quattro cavalli da palio. Ma sei esordienti va bene. Non si è fatto il protocollo che si gira non si è fatto il protocollo, gli allenamenti sono tutti no, preparati, quelli inserire di quattro anni sanno leggere e scrivere e ora poi c'è cioè, da esordire guarda, non vanno più bene. No. Le fa esordire questo, massimo allora, questo, tre per volta paradossalmente questo l'inserimento secondo deve essere ma per far che? Per far piacere a chi?
perché no, per curiosità, per il palio di per palio di ottobre qualcosa ci dovrebbe aver fatto. Allora scusami, ma se ritorna, il palio d'ottobre non l'ha visto? Se ritorna a quello che dice, ah, perché il palio d'ottobre è la scelta dell'otto, cioè cerchiamo di essere chiari, qui il concetto è questo: chi le sceglie i cavalli? I capitani. No. E chi li sceglie? Se scegli questi, scegli i capitani. Se potessi, se i capitani volessero, o alcuni capitani fare, potrebbero scegliere questi o scelgano tutti. Questo è il tema, perché non si delega la scelta dei capitani, la scelta dei cavalli. La scelta dei cavalli non si delega. A chi la delegano? Capisci? Ma per come sono gli strumenti del palio di oggi, e si ritorna al primo discorso che hai fatto, Viola, perché poi il tuo atteggiamento allora, è sempre vero. A volte è contestatario e a volte è, voglio dire, invece supino. Io questo non l'ho capito. Questo è il tema, cioè... Se i capitani scelgano, hanno la libertà di scegliere, quindi questo secondo lotto, che è un lotto del paradosso, lo possono anche scegliere, no? È proibito? È questo il tema? No, non è proibito. Esatto. Però scusa Pietro, scusa se ti interrompo, sì. Non è che viola una volta in un modo, una volta in un altro. Secondo me c'è un equilibrio, che comunque è una regola del palio non scritta, ma che va rispettata. Perché se tu mi fai esordire sei cavalli nuovi, va tutto bene, ma se poi va tutto male, ma perché non esiste. Ma perché non vuoi nemmeno bene cavalli nuovi? Non esiste, perché arrivano. Cioè, non li vuoi bene, no? La domanda che voglio fare è questa, ma questi cavalli sono preparati anche se ne metti re, sono preparati o no? Perché se sono preparati re possono essere preparati anche quattro. Ma non è così. Non è mica la contemporaneità, che crea la contemporaneità. Secondo me, ti rispondo subito. No, noi scusa, abbiamo visto una ratta dove ci sono tra questi cavalli non pronti. Cavalli non pronti. Cavalli della tua lista non pronti, scusami, per fare il palio. Scusami, la mia lista può essere sbagliata, io non dico che non ci sono sei cavalli nuovi. Io ti dico che non tra ci sono questi 35 nuovi per ci sono 25 cavalli nuovi, sicuramente 5 o 6 cavalli pronti per correre il palio, secondo me ci sono. Secondo me no. Punto. No, ci sono, ma vanno inseriti, secondo me due, dai. Due, tre, ma massimo due. Perché è giusto così, perché tanto poi la realtà è questa, no? Quindi si va a finire così, quindi 8 cavalli che hanno già corso e 2 cavalli che secondo perché me... Perché devi rinnovare. Perché devi rinnovare e devono fare esperienza insieme a quelli che ce l'hanno già. Più di un minuto. Capito, dai. Allora, e secondo me uno è Totu Goddu e uno è Tempesta da Clodia. Sì, io della lista dei cavalli conosciuti un paio, ma non voglio fare nomi perché giustamente non voglio indicarmi i proprietari, non ce le metterei perché, però viceversa ci sono 4 o 5 cavalli nuovi, secondo me potrebbero essere, sono d'accordo con Pistolesi, Totu Goddu, Tempesta, quell'altro si chiama Ungaro de Bonorba, anche se a luglio mi è piaciuto di più di ora, e ecco, questi tre credo che possano essere presi seriamente in considerazione, ecco. Quegli altri le vedo ancora un po' acerbi, forse per l'anno prossimo. Ce n'è qualche altro, che per esempio anche il grigio lì, Bombardino, lo vedo ancora a San Martino con qualche difficoltà, il Casato, non so che è successo, è un buon cavallo ma credo ancora forse un po' prematuro mettercelo. Sì, un altro cavallo ha fatto una tratta seria, è tornata, ha fatto una tratta seria. Poi molto probabilmente può entrare ora, un altro anno, però ha fatto una tratta da cavallo serio. Ne avete già detti sei. No, tra l'uno e un altro. No, ma si devono alternare sei, due fra i sei. Ma capito? Il palio perfetto non esiste. Quello lo sappiamo perfettamente. Non esiste il palio perfetto. Ma Giovanni? Io volevo rispondere a Pietro su Viola, che a volte è giornalista di contestatrice, a volte è filo governativa. Lei è come quella in Libia, che era con Gheddafi e che il giorno dopo, era con i ribelli sul carro armato. Questa è Viola. Allora voi due non sarete più invitati, vi dependo dalla lista e l'ospite. Johnny, dacci la lista, forza Johnny. Secondo me bisogna prendere tutti quelli esponiti. Buoni. Esponiti. Quelli buoni, cioè quelli buoni. Che abbiamo detto e sono qui 7-8. Sì. Mancano due e anche io ho il nome di Tornare e Totu Goddu.
poi quegli altri sono quelli che diciamo tutti: Oppio, Tempesta, Preziosa Penelope, Remorex, Porto Alabe, ripeterli. Spero quello, spero ci sia questa, perché viene fuori un palione, due o tre Fantini esordienti e viene un palio ganzo. E Fantini esordienti chi ci si mette? Il Chiavassa, insieme al Pira, se ci si mette? Secondo me adesso è presto, veramente presto, perché Sebastiano Cini con un lotto misto ci puoi mettere un Fantini esordiente. Se veramente avessero il coraggio di fare un lotto alto, e solo il lotto alto, e quindi... Vabbè, Fantini qualcuno ce lo devi mettere, sono 10, sì, eh? Sì, mancano un paio. Mari è uno, il Bartoletti è uno, il TT sì, è uno, eh? Mancano un paio. Il tema parlava di esordienti. No, ti dicevo perché... Esordienti se no... vuol dire non ha mai corso il palio. Sì. Fantini hanno già corso il palio e non hanno montato a luglio, sicuramente qualcuno arriva. Però voglio dire, se ti va Preziosa in una contrada, boh... senza far nomi, monta un esordiente o monta un Fantino che comunque, anche se non ha corso a luglio, ma comunque ha corso 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagli, questo è certo, ma il ragionamento. Certo, come è stato Remorex, no? E questo mi è il ragionamento. Il ragionamento è che quell'uno o due posti che sono ballerini 10 secondi sono molto definiti dai cavalli che ci vanno, no? Nelle contrade, perché poi è questo. Quindi è la fortuna di avere un certo tipo di cavallo in una certa contrada che è aperta per un Fantino che è ballerino, no? Perché 8 montano fissi, è ovvio. Cioè ci spengono, ci spengono, il regista ha detto basta e la lista ancora non è arrivata, vedo che ancora qui da Piazza del Mercato non stanno uscendo i cavalli, quindi siamo ancora un po' indietro. Grazie Giovanni Neri, Pietro Mele, Roberto Bonucci, Luca Antelme, Stefano Pizzoletti. Vi rivolgo il giorno dopo il palio all'ora di pranzo per il commento, venite? No. Come no? Ma vi strappo la promessa, chi viene per il giorno dopo il palio per fare il commento? Vediamo come va il palio. Vediamo come va il palio, che ci sta che io vado al mare. Spero di essere impegnato. Io sicuramente non sono in festa. Io e Giovanni non siamo impegnati sicuramente. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao. Sconfitti insieme a Trionfa Immortale.